Buongiorno a tutti, sono Roberta Osti. Ringrazio Teresa Brunieri di avermi invitato alla maratona delle letture, promossa da UDI Genova. Ho scelto un libro culto che ha cambiato la vita di molte, di migliaia di donne. Vi faccio vedere la copertina, molto bella, Donne che corrono coi lupi. Clarissa Pinkola Estés ha fondato una psicanalisi del femminile attorno alla straordinaria intuizione della donna selvaggia. Vi leggo pertanto una parte del capitolo 7, Il corpo gioioso, la carne selvaggia. Mi affascina il modo in cui i corpi dei lupi si sfiorano e si toccano quando corrono e giocano, ognuno a modo suo. I vecchi lupi e i giovani, quelli secchi e quelli grassi, dalle zampe lunghe o dalla coda mozza, con le orecchie cascanti o gli arti fratturati ricomposti alla meglio. Ognuno ha la sua configurazione e la sua forza corporale, una sua bellezza. Vivono e giocano conformemente a chi e come sono, non cercano di essere quello che non sono. Una volta su al nord osservai una vecchia lupa che aveva soltanto tre zampe. Lei sola riusciva ad infilarsi in un crepaccio, oltre il quale c'era una dovizia di mirtilli. Vidi una volta una lupa grigia che si accoccolava e lanzava come un lampo e balzava come un lampo, lasciando nell'aria per un attimo l'immagine di un arco d'argento. Rammento una lupa delicata, appena divenuta madre, con la pancia ancora bassa, che attraversa un acquitrino con la grazia di una ballerina. Eppure, nonostante la bellezza e la capacità di mantenersi forti, alle lupe viene talvolta detto: sei troppo famelica, hai i denti troppo affilati, i tuoi appetiti sono troppo forti. Come nel caso delle lupe, delle donne talvolta si parla come se soltanto un certo temperamento, soltanto un certo appetito trattenuto fossero accettabili. E troppo spesso a questo si aggiunge un attributo di virtù o di malvagità legato al conformarsi delle misure, dell'altezza, del portamento e della forma ad un ideale singolare o esclusivo. Quando le donne sono relegate a umori, manierismi e contorni che si conformano ad un unico ideale di bellezza e di comportamento, sono catturate nel corpo e nell'anima e non sono più libere. Il corpo è un essere multilingue, parla con il suo colore, la sua temperatura, le ceneri del dolore, l'ebbrezza del riconoscimento, lo splendore dell'amore, il calore dell'eccitazione, la freddezza della mancanza di convinzione. Parla con la sua lieve danza, talvolta oscillando, talvolta agitandosi nervosamente, talvolta tremando. Parla con il battito accelerato del cuore, con il crollo dello spirito e la ripresa della speranza. Confinare la bellezza e il valore del corpo a null'altro che a questa magnificenza significa costringere il corpo a vivere senza il suo giusto spirito, la sua giusta forma, il suo diritto all'esultanza, essere considerate brutte o inaccettabili perché la propria bellezza non si adegua alla moda del momento, umilia profondamente la naturale gioia che appartiene alla natura selvaggia. Il potere delle anche. Intorno ai 20 anni ho fatto due esperienze assolutamente contrarie a tutto ciò che fino a quel punto mi avevano insegnato sul corpo. Durante una riunione di donne di notte, accanto al fuoco nei pressi delle sorgenti di acqua calda, vidi una donna nuda di 35 anni, aveva i seni svuotati dall'allattamento, il ventre striato dalle gravidanze da parti. Era molto giovane e ricordo che fui dispiaciuta per i danni subiti dalla sua bella pelle delicata. Qualcuno suonava le maracas ed il tamburo e lei prese a danzare, muovendo in diverse direzioni i capelli, i seni, la pelle, le membra. Era bellissima.
vitale, con una grazia che inteneriva il cuore. Avevo sempre sorriso alla frase al fuoco in corpo, ma quella notte lo vidi. Vidi la potenza nei suoi fianchi, vidi quanto mi avevano insegnato ad ignorare, la possenza di un corpo femminile quando è animato da dentro. Sono passati quasi 30 anni e ancora posso vederla danzare nella notte. E ancora sono colpita dalla potenza del corpo. Il secondo risveglio viene da una donna molto più vecchia. Secondo il metro comune, le anche erano a forma di pera, il petto troppo piccolo in proporzione, le gambe erano ricoperte di venuzze rossastre. Una lunga cicatrice lasciata da un intervento chirurgico girava dalla gabbia toracica fino alla spina dorsale. Era un mistero, come mai gli uomini le ronzassero attorno, come fosse un favo di miele. Volevano mordicchiare quelle cosce a pera, volevano leccare le cicatrici, stringere quel petto, poggiare la guancia sulla ragnatele di vene. Il suo sorriso era abbagliante, il portamento era mirabile. E quando i suoi occhi guardavano,